Giovanni Scoglio, oramai dobbiamo dire sindaco Giovanni Scoglio, una vittoria schiacciante, se l'aspettava una vittoria del genere? Francamente ho percepito durante la campagna elettorale grande affetto da parte della gente, grande empatia con l'elettorato. Non mi aspettavo una vittoria di queste proporzioni, però ti confesso che ho sempre confidato nell'esito del voto elettorale, perché secondo me l'arma vincente è stata quella di cercare di far capire alla gente che questa non era un'elezione come le tante, ma era un'elezione delicatissima in cui è in discussione il senso della nostra comunità e il futuro della nostra città per i prossimi 30 anni. Ecco, lei sa benissimo che adesso governare il comune di Teano è di gran lunga più faticoso di tutta la campagna elettorale. Assolutamente sì, ne siamo consapevoli, ma ho trasmesso questo senso di consapevolezza anche alla cittadinanza, perché io ho invocato sempre l'aiuto di tutta la popolazione, di tutte le associazioni di categoria, di tutti gli imprenditori, di tutti i cittadini, perché da questo guaio o ne usciamo tutti insieme o affoghiamo tutti insieme. Per cui la popolazione deve essere consapevole che ha messo le mani della città sulle spalle di persone che hanno voglia di lavorare, hanno le competenze per farlo, hanno le idee chiare per perseguire gli obiettivi. Devono darci solo il tempo di lavorare, di ricostruire la macchina amministrativa che si trova a zero, e soprattutto devono darci la fiducia, perché i risultati non arriveranno subito, ma arriveranno. Sindaco, un'ultima domanda, così poi la lascio a festeggiare con i suoi. Una domanda adesso la si può fare un po' più piccante. Si dice che lei avrà, ecco, lavora distante da Teano, vive distante da Teano. Al di là di questo, ha già pensato come comporre la squadra di governo? Allora, sul fatto che io vivo distante da Teano, credo che la risposta l'abbia data la mia cittadinanza. Io ho sempre vissuto Teano e il fatto che vivevo lontano da Teano era una storia transitoria, nel senso, io sono una persona seria e se mi sono preso l'impegno di guidare la mia città in una fase delicatissima, porterò a termine questo impegno fino all'ultimo giorno del mio mandato elettorale. Per cui su questo i cittadini teanesi possono stare tranquilli. Sulla composizione della squadra di governo abbiamo le idee chiare, ma non è questo il momento per parlarne, nel senso che ci sarà tempo e modo di presentare quella che sarà la squadra che guiderà il governo della città nei prossimi anni. Buon lavoro, sindaco. Grazie mille, buon lavoro anche a te. Grazie.